Lui è Roberto Bolle, etuale della Scala. Non riesce a dormire. Nell'appartamento di sopra, come capita spesso, stanno facendo festa con schiamazzi e musica ad alto volume. Chiama la polizia, gli agenti arrivano ma trovano un cancello in cima alle scale. In quel momento, all'interno, Alberto Genovese starebbe violentando la ragazza di 18 anni. La resina usata per le barriere del ponte non ha il marchio CE, sono incollate con il Vinavil, altre si sono sbragate. Loro sono sei alti dirigenti e manager di Autostrade per l'Italia, intercettati nell'inchiesta per il crollo del ponte Morandi e arrestati. Per il giudice erano consapevoli delle problematiche strutturali e dei pericoli e hanno deciso di ignorarli. Lei è Anita, 12 anni, di Torino. La sua battaglia contro la didattica a distanza prosegue. Da una settimana ormai segue le lezioni online seduta all'esterno dell'istituto. Per il momento ha ottenuto soltanto una telefonata del ministro dell'istruzione. Non un grosso risultato e non certo per colpa di Anita. Lei è una mamma di Palermo. Era incinta, ma il feto aveva una grave malformazione. Ha scelto di portare avanti la gravidanza. Il bimbo è nato con una seconda testa. Le hanno detto che sarebbe morto, lei ha tirato dritto, lo ha fatto operare e curare. Ora il bambino ha un anno, gattona e sorride. Lei è Faye McRobbie, 32 anni, insegnante del Regno Unito. Si è invaghita di uno studente di 15 anni, lo ha baciato, poi minacciando di togliersi la vita lo ha costretto a fare sesso, voleva la sua verginità. Dopo anni di violenze, lui l'ha denunciata. Ho pensato di tagliarmi i genitali pur di farla smettere. È stata condannata a 2 anni di carcere. Lei è Katie Silva, 32 anni, brasiliana. Si era trasferita in Italia per diventare ballerina, tanta gavetta fino al palcoscenico del Festival di Sanremo. Chiusi tutti i teatri, come tanti suoi colleghi, è rimasta senza lavoro, si è rimboccata le maniche e ora fa la fruttivendola. Lui è Douglas Hemoff, 56 anni. È un avvocato di successo, sposato e con 2 figli. Un bel giorno la moglie diventa vicepresidente degli Stati Uniti d'America. Ho lasciato il lavoro e detto addio alla carriera. Sono suo marito e voglio sostenerla. È una questione di parità e di rispetto. Lui è Morris, un gatto nero. Era un randagio. È stato adottato da una famiglia australiana. Nella nuova fattoria ha trovato una fermata dell'autobus, si mette lì e aspetta. Il suo amico Ciampi lo porta a spasso. Lui è un airone. Surfa sul fiume del Parco Nazionale Kruger in Sudafrica. Vantaggi e privilegi dell'avere un ippopotamo per amico. E lui era mio padre. Sono passati 3 anni.